Stamattina un corteo di disoccupati aderenti ai movimenti di lotta unitari e precari bros ha sostato manifestando presso la sede del Consiglio regionale, quando all'interno della sede si stava svolgendo il Consiglio. Questa mattina c'è una seduta del Consiglio e fuori ci sono già tanti precari bros che protestano. Ovviamente questo è l'ordine del giorno. L'argomento è sicuramente urgente ed attuale, peraltro si era già diffusa negli ultimi giorni un'attesa abbastanza generalizzata su questo provvedimento che oggi in aula l'assessore regionale al lavoro viene ad illustrare. Noi anche dei banchi dell'opposizione ovviamente siamo consapevoli della drammaticità del momento che stiamo attraversando e siamo pronti ad assumerci la nostra parte di responsabilità per un confronto che ci auguriamo costruttivo, per cui se c'è la volontà di approfondire le questioni e di ascoltare anche possibili ipotesi di integrazione e di modifiche, siamo qui. Debbo però dire che da una prima lettura del piano stesso, così come ci è stato distribuito, vengono reintrodotti molti strumenti che già erano presenti nella precedente legislatura, che già l'amministrazione Bassolino aveva affrontato. E quindi diciamo c'è bisogno di attualizzare questa visione del mondo del lavoro che oggi vive di nuove e di vecchie emergenze.